E allora? Le ossa e lo scheletro, le ossa e lo scheletro, vai! Calcio, va. Fosforo, lo faccio minerali. Stesso. Un po' di colla per tenere insieme il tutto. Ed ecco lo scheletro. Sottile architettura formata da più di 200 ossa. La sua funzione è sostenere e proteggere il corpo umano e le sue parti più vulnerabili. Cervello, il midollo spinale. Ah. I polmoni, il cuore. Fatto. Così è. Marcatura leggera. Così fatto, così è fatto. Del peso del corpo. È fatto. Una cosa metallica studiata per le stesse funzioni peserebbe 4 o 5 volte di più. E quindi. Ma questa che vedete è la. Posso c'è. Di nuovo un attacco in forza di quei maledettissimi osteoblasti. Qui siamo in un vaso. Sono lì i nostri amici. Bella, buonasera. Cari amici, le nulla della cartilagine sono troppo molli per fare un buono scheletro. E i fosfati, i minerali, il calcio. Faccio fatto bene. Darle con l'aiuto della vitamina D. E quelle cellule sono gli osteoblasti, l'esercito che deve compiere l'opera. Infatti, è grazie alla vitamina D che il calcio si fissa alle ossa rinforzandole. Ma chi sono questi pugili? Sono gli osteoblasti. Le cellule che formano il tessuto osseo. Seguiamoli attentamente, perché stanno per attaccare la cartilagine. Oh, povera, ho sentito un'altra volta un attacco di vedellati osteoblasti. Allarme, allarme, siamo attaccati! Allarme, allarme! Siamo attaccati! Allarme, mobili! Gli osteoblasti partono alla conquista del bello, le bide fauno. E il loro lavoro verrà completato dall'apporto di fosforo e di calcio. Eh sì, a vederli sembra che siano cattivi, ma in realtà sono molto utili al nostro organismo. Fatti al lavoro per sostituire la cartilagine con il tessuto osseo più resistente. Visto? Anche questo è vero, però spesso. Queste cellule hanno il compito di distruggere l'osso in modo che non cresca più del dovuto. In effetti sono perfettamente complementari, capite? Gli osteoblasti costruiscono e gli osteoclasti eliminano il superfluo in modo che lo scheletro possa crescere entro limiti ragionevoli. Senza di loro le ossa invaderebbero tutto. Guarda. Essi salvaguardano anche gli spazi che sono necessari a noi per circolare e quelli per portare l'aria e il nutrimento agli organi. Quindi, anche se in un primo momento sembrano dei nemici, al contrario, la loro funzione è molto importante. Avanti, avanti, muoviamoci. Ma tu ti sei bevuto il cervello, forse? Sono spiacente, ma ho degli ordini. Ma io non ho finito il mio lavoro! No, non mi interessa, so solo che ho degli ordini a cui devo obbedire. Cioè, credo che sei disposto a farmi arrestare così? Andiamo! È anche grazie a questa situazione di conflitto che l'osso è un tessuto vivente continuamente rinnovato. E oggi parleremo dell'architettura del corpo. Cominceremo esaminando le ossa della gamba. Direi. Ma sostituendo un segnale di pista difficile con uno di pista facile. Non mi sembra
facile questa pista. Ti, state attenti ragazzi, non mi sentono. Questa non è la pista facile. Diretti, io cerco di raggiungerli per avvertirli. Corri amico. Stiamo correndo troppo, rallenta, è pericoloso. Non mi deve credere, un gioco da bambini. La ragazza guarirà in 4-5 settimane. Ascoltate. Calcio, fosforo e minerali. Lucca.